Assolutamente sì, il nostro statuto ci impedisce di sostenere un candidato di un'altra lista, ma sarebbe poi anche un fatto difficilmente spiegabile. Io condivido il pensiero di Luigi Di Maio, non dobbiamo commettere di smettere di considerare l'appuntamento in Emilia-Romagna come qualcosa di diverso da quello che è una competizione regionale. Non possiamo assolutamente ogni volta, da qui ai prossimi 12 mesi, avremo 5 competizioni regionali. È evidente che ogni competizione regionale non può naturalmente essere un test di valutazione di quella che è l'azione di Però non pensa che ormai da governo. questo punto di vista i buoi siano scappati, diciamo così, e quindi che ormai è un... Poi è difficile che una parte possa dire no, non ha valenza nazionale Ma questo no, ma voto, ormai è perché? andata, no? No, io non riesco a vederci le linee Maginot, la linea del Piave. Io credo che lì ci sia una regione che non si sia rappresentata. Lì ci sono veramente tanti giovani che in qualche modo vorrebbero avvicinarsi alle istituzioni. Allora dico al Movimento 5 Stelle, torniamo nei territori, raccontiamo il nostro quadro programmatico, che è una visione chiara di futuro, che è fatto di innovazione di impresa e di sviluppo sostenibile. In due parole, è fatto di salute, ambiente e lavoro. La prima forza di Quindi maggioranza relativa. avrete un candidato, lei dice, Adesso perché avete abbiamo visto? sentito invece durante il weekend il ministro Spadafora dire che insomma che no, che forse si rifaceva addirittura una votazione su Rousseau, che l'alleanza con il Partito Democratico non è in discussione, è così? Allora, in queste ore ci sono delle interlocuzioni con i portavoce territoriali, con gli attivisti. Noi faremo un grandissimo regalo a Salvini se dovessimo far calare queste decisioni dall'alto. Dobbiamo sentire i nostri attivisti, dobbiamo sentire anche l'ultimo degli attivisti, dell'ultimo Ma non banchetto. l'avete già E no, sentito? no, in No. questo momento ci sono, ripeto, ci sono ancora Altri. queste Cioè interlocuzioni. Quindi Rousseau non ha chiuso anche Rousseau, qualora dovessimo decidere di ritornare a consultare la nostra piattaforma Rousseau, ben venga, è un altro esercizio di democrazia diretta. Allora, Maurizio Lu